Per quanto riguarda la questione della detenzione dei terroristi di matrice internazionale, probabilmente le cose che lei ha detto oggi valgono con l'utilizzo del calabrese piuttosto che con l'utilizzo del sardo, perché Macomer non ha più detenuti internazionali, accusati o condannati per reati di terrorismo internazionale. Gli unici che oggi attualmente sono detenuti nel nostro paese sono nel carcere di Rossano, quindi la questione si è venuta però penso che anche il calabrese funzioni da questo punto di vista. No. No. Quello che devo dire è che la questione dei mediatori